Va avanti e spedita la raccolta di firme per il referendum contro la riforma della sanità voluta dal presidente della regione Enrico Rossi. Ad oggi le firme raccolte, certe, sono 28.000, ma i comitati hanno dichiarato che con quelle messe insieme nei comuni e dai partiti politici la quota si alza fino a 30.000. I comitati promotori hanno fatto il punto della situazione in consiglio regionale alla presenza dei partiti politici che hanno sposato la causa. Sì Toscana Sinistra, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord. La riforma sanitaria prevede anche la riduzione delle ASL da 12 a 3 a partire dal 1 gennaio del 2016. Noi abbiamo l'impegno di concludere la raccolta delle firme entro il mese di ottobre. Per raggiungere le 40.000 firme mancherebbero quindi sostanzialmente una quindicina di giorni e sappiamo con certezza che raggiungeremo anche questo obiettivo. Nelle intenzioni del Presidente della Regione la riforma dovrebbe portare un risparmio di risorse fondamentali in un periodo di spending review imposta dal Governo. Questa legge non potrà che peggiorare ulteriormente la situazione perché la gran parte degli ospedali verranno depotenziati sia da un punto di vista dei servizi sia naturalmente del personale. Quindi è importante, visto che abbiamo questa opportunità, che tutti i cittadini toscani facciano sentire la propria voce, difendano il proprio diritto e l'unico modo che abbiamo è andare a firmare entro fine mese in modo tale da andare a votare in primavera del 2016. Ora di firme ne servono altre 10.000 per istituire la consultazione pubblica con cui i referendari puntano a smantellare la riforma sanitaria.